l'operazione di far rientrare i pensionati è costata la vita a qualcuno, purtroppo. Colleghi già in pensione, rientrati, si sono infettati e sono andati a finire in rianimazione prima e poi sono purtroppo morti. Inoltre a noi abbiamo un problema generale. La popolazione ospedaliera dei medici e dei dirigenti sanitari ha l'età media più alta al mondo, per cui è impensabile poter mantenere a casa una tale quantità di operatori sanitari. Significherebbe chiudere addirittura le strutture, avere difficoltà nell'erogazione delle prestazioni ai cittadini, per cui inevitabilmente ci sarà una deroga per i colleghi oltre 60. Quello che è necessario secondo noi è fare delle buone assunzioni, dei buoni contratti di assunzione, cioè contratti a tempo indeterminato o, se non possibile, a tempo indeterminato, passare a contratti a tempo determinato, in modo da coprire i vuoti che ci sono attualmente nelle dotazioni organiche. Ricordiamoci tutti che bisognerà garantire degli ospedali Covid, circa 15.000 posti letto tra terapia intensiva e terapia subintensiva, e in più bisogna garantire assolutamente la ripresa dell'attività nei confronti delle patologie ordinarie. Che di tutti gli altri pazienti, stiamo tutti aspettando qualche visita, diciamocelo chiaramente, di poter andare a fare anche solo qualche piccola visita di controllo, no? Esatto, e quello deve ripartire, sì. Giusto? Certo, perché noi abbiamo ormai le liste d'attesa che si contano non più in semestri ma in anni.